Oggi ragazzi andremo a parlare di un prodotto particolare, che è questo che vedete, pesa qualche chilo ed è molto molto potente. Bene, questo video ragazzi è dedicato a coloro che hanno lo scambio sul posto o hanno una tariffa agevolata. Inoltre, questo prodotto va bene anche per coloro che hanno un generatore di corrente. Ovviamente il generatore non ha onda quadra o quadra modificata, ma deve essere sempre un'onda sinusoidale pura, ovvero quelli che vengono chiamati generatori a inverter. Dato che questo è un video tecnico ed è rivolto a coloro che hanno lo scambio sul posto o una tariffa agevolata, vi pregherei di andare ovviamente a considerare quella che è la contrattualistica che avete firmato, ovvero lo scambio sul posto che vi dà la corrente gratuitamente man mano che la usate durante la giornata e l'eccesso va in rete. Dovete vedere se potete invece fare questo tipo di utilizzo. Quindi questo video, come tutti i miei video, sono i miei esperimenti, sono la mia tecnica, sono le mie istruzioni, le scuole che faccio di fotovoltaico e i webinar. Ma è un video del quale voi dovete verificare la fattibilità perché vogliamo rispettare anche la legge e soprattutto a vostro vantaggio anche la contrattualistica. Per coloro che invece hanno la tariffa agevolata, ad esempio, ho 5 ore gratuite nella giornata da mezzanotte alle 5, questo può essere utilizzato per prelevare corrente gratuita, ma sempre se nella contrattualistica vi è permesso, in quanto a volte c'è anche un limite nella quantità di watt, kilowatt che potete prelevare. Detto questo, una volta fatte le vostre verifiche, verificate la convenienza e la fattibilità, passiamo agli aspetti tecnici e ci vediamo precisamente fra 4 secondi. Ebbene ragazzi, iniziamo subito col dire che questo è un alimentatore per batterie al litio. La sua potenza è di 35 A. Quindi ha un prelievo dalla 220 volt di circa 2,2 kW. Ora, questa potenza ovviamente deve essere soddisfatta. Se abbiamo uno scambio sul posto di 2 kW o abbiamo possibilità di prelevare dal nostro contatore 3 kW, ebbene non possiamo attaccare questo modello perché questo già da solo preleverà 2,2 kW, cioè 2200 watt. Sono circa 10 A di prelievo dalla 220 e questo è un 35 A che finiranno in batteria. Bene, cosa significa questo? Significa che dobbiamo valutare la potenza di questo prodotto. Lo trovate sotto il video nei link e la potenza va da 35, che è il massimo, questo che ho preso io, poi c'è il 30, il 25 e il 20. In base alla nostra potenza erogabile dalla casa o l'impianto dello scambio sul posto, possiamo quindi cercare il prodotto migliore. Dobbiamo tenere in considerazione una cosa importante: questo è un prodotto che ha un'efficienza molto alta, siamo intorno al 93%, quindi prelevare corrente con un 93% di efficienza e buttarla in batteria è eccezionale. Vi ricordo anche che le batterie LiFePO 4 hanno un'efficienza del 99%, cioè tutto ciò che buttiamo dentro ci viene ridato al 99%. Quindi è altissima e possiamo dire di caricarle tranquillamente senza sprecare nulla in uscita. Con le piombo il discorso è leggermente diverso perché l'efficienza delle piombo è il 60%, quindi il 30% viene perso in quella che consideriamo tutta la reazione chimica e chimico-fisica delle batterie al piombo, cioè nella reazione che c'è all'interno con l'elettrolita, quindi acido solforico e acqua distillata che devono lavorare chimicamente, quindi l'efficienza si riduce dal 99 del litio ferrofosfato al 60%. Ovviamente gli argomenti sono ampissimi che non vogliamo trattare in questo video perché le batterie a piombo hanno semplicità, riciclabilità al 100%, eccetera, eccetera, eccetera. Ora continuiamo con questo prodotto. C'è da dire una cosa importante anche, che lui produce 58,4 volt, che per quanto riguarda il litio ferrofosfato è tanto, perché noi, in base a quello che consiglio io, vogliamo caricarle a 55 volt di bulk, poi restiamo un po', se vogliamo farlo, un po' di absorption e poi scendiamo al flottaggio. Quindi questa carica è alta, difatti viene utilizzata soprattutto per chi ha poi anche le auto.
che vanno caricate un po' al massimo, vanno un po' spinte, auto chiaramente le elettriche a bassa tensione, le cosiddette quelle con targa motorino, per intenderci. E quindi 58,4 è un po' tanto per i nostri impianti fotovoltaici. Ecco perché in questo video vi spiegherò come caricare il litio ferrofosfato di un impianto off-grid che avete installato in casa vostra e non avete i pannelli perché avete già lo scambio sul posto, oppure avete qualche ora gratuita di rete. Ebbene, potete caricare il vostro pacco batterie col vostro inverter connesso a una linea di casa dedicata, che può essere quella che volete voi. Ora, innanzitutto diciamo questo, il prodotto è fatto bene, molto bene e ha la classica Schuco però con un cavo grosso e poi questa che è la bassa tensione ha una presa Anderson che viene connessa automaticamente alla femmina che dovete comprare voi. E poi è tutto allettato e c'è una ventola, io ve lo faccio vedere anche da vicino. C'è una ventolina di raffreddamento, penso che pesi intorno ai 5 kg, questo 4 kg forse. C'è una ventolina di raffreddamento, lo vedete in tutta la sua, c'ha spessore, c'ha dimensione. Dietro ha una piastra di alluminio e tutto questo viene raffreddato col suo termostato. Praticamente lui parte quando è il momento giusto e per raffreddare appunto questo prodotto qua che diventa caldo, perché con 35 ampere in bassa tensione, credetemi, insomma le temperature anche salgono. Ora il punto qual è? Come lo utilizziamo? Ebbene, valutiamo alcuni elementi che io ho deciso qua di presentarvi, che poi vedrete anche nel mega impianto che saranno poi installati con alcune particolari configurazioni. Vi invito quindi a iscriverti, ad attivare la campanella in modo che possiate seguire questa serie. Allora, il primo prodotto è questo, l'avete già visto in un video precedente, andate a vedere tutti i dettagli dell'utilizzo. Cioè, questo è un relay programmabile in funzione dei watt, ovvero quando attacco qui lo scambio sul posto all'interno di questo sensore, di questo strumento, questo sensore praticamente è un amperometro che in funzione della potenza passante ed è tutto programmabile, ok? Qui andiamo a modificare, ve lo faccio vedere da vicino, tutte quelle piccole, i dip switch, quelle levettine piccole, le andiamo a modificare in modo da settare quanta corrente deve passare per attivare questo caricabatterie. Ebbene, se abbiamo un impianto scambio sul posto, sul tetto di 5-6 kW, possiamo anche mettere quando arrivi a 4 kW, tac, il relay fa partire quello, come con una sconnessione attraverso la spina. Quando gli dà il consenso va in chiusura, quindi si attiva e questo butta dentro corrente. Da dove la preleva? Dalla rete, cioè gratuitamente dallo scambio sul posto. Quando invece scende sotto un certo livello, lui, tac, relay, disattiva l'alimentazione, quindi questo si spegne. Ok? La cosa importante qual è? Che potete dare anche il delay, cioè quanto devo restare a 4 kW o 3,5 kW, 3, quello che volete voi, prima di partire e quanto sotto la soglia mi devo fermare, cioè quanto tempo lascio di delay, sarebbe di ritardo. Questo è importante perché potrebbero esserci delle nuvole passanti, quindi in una giornata nuvolosa, come appare il sole, vi illude che ci siano questi bei 4-5 kW, ma dopo un secondo subito una nuvola copre e scendete a 500-600-1000 watt. Ebbene, non possiamo permettere ai relay di fare on, tac, parte tutto, off dopo 10 secondi, quindi questo on-off continuo non va bene. Direi di lasciare un tempo, il cosiddetto tempo della certezza, di solito è 5, 7, 10 minuti, ovvero se per 5 minuti c'è sole, c'ho 3 kW, c'ho 4 kW, allora parti e carica. Questo dà un'elasticità più morbida invece che continuare a tic-tac, tic-tac, passare, accendere e spegnere. Questo è settabile in questo modo, è un prodotto molto buono, trovate anche lì il link sotto il video del canale. Invece, per coloro che hanno la tariffa agevolata, cioè un tot di ore dove puoi prelevare gratuitamente, questo risponde a tante domande che mi avete fatto sul canale. Gianni, io
Io da mezzanotte alle 3 ho 3 ore gratuite. Cosa posso fare per prelevare corrente? Perché voglio farmi un impianto mio off-grid senza pannelli, solamente batterie. Le batterie della Mani 15 kWh di capacità piuttosto che 30 col mega impianto, quindi 2P16S. Ebbene, queste batterie le considero come emergenza o le considero come notturne quando non ho più il sole, quando non ho più le offerte. Ebbene, cosa posso fare? Questa è la soluzione per chi ha questo tipo di tariffe, ovvero il timer. Questo è un timer domotico della Sonoff, vi metto il link anche qui sotto il video, ma potete utilizzare anche un timer analogico, classico, cioè voi impostate da mezzanotte alle 4 on, cioè tic e si attiva il prelievo dalla rete. È il momento in cui ce l'avete gratis, bene, la prelevate e la buttate in questo vostro pacco batterie che avete costruito seguendo le indicazioni del canale. Avete preso quello che vi piace della serie 12 volt piuttosto che la 48 volt col BMS, piuttosto che quello grosso, il mega impianto con l'Elerix. Ebbene, con questo timer andate ad attivare quando volete voi, nelle ore che volete voi. Ok? La cosa importante è che questo è domotico. Domotico cosa significa? Che lo faccio dall'app del telefonino. Quindi, una volta configurato questo strumento, potete impostare le ore, ma potete anche farlo manualmente, potete accendere e spegnere, quindi è una versatilità diversa. Questo, ecco, questo seguirà tutta la linea che ci sarà sul canale di domotica di tutti i nostri impianti, sia nel controllo, quindi supervisione anche a distanza, che ovviamente nella gestione. Questo è il secondo. Ora, perché vi faccio vedere questo dry contact che già conoscete? Attenzione, vi faccio vedere bene la sigla perché quello che è ideale per i nostri impianti è il cosiddetto A30 controller, quindi questo, non altri, perché ci sono altre tipologie che sono più complesse. Che cosa dovete dire a questo? Dovete attivare, se volete, il funzionamento di questo prodotto. Mi spiego meglio. Questo può essere utilizzato, come vi ho detto all'inizio, anche con un generatore, ovvero al generatore lo accendete, il dry contact sente che la batteria è 48, 49, 50, 51, 52, 52,5, 53, ebbene lui, sentendo la tensione che avete impostato voi, farà tic, generatore acceso, lui parte dal consenso, chiude il contatto, questo parte e col generatore acceso, che deve essere almeno da 3 kW, perché questo ne butta dentro già 2,5, 2,2 lui. Ebbene, scusami, intorno ai 2, scusate. Ebbene, questi 2 kW devono essere prodotti dal generatore. Questi 2 kW circa entrano nelle batterie facendo salire pian piano la tensione, la finta tensione, quella di carica, però gli ampere entrano. Quando è arrivato al livello che voi stabilite col dry contact, gli potete dire tranquillamente 54, 54 e mezzo. Non state come fo col fotovoltaico su 55, perché con queste potenze poi costringete i bilanciatori attivi a lavorare sempre, gli equalizzatori attivi. Allora state un po' più bassini, 54,5. Quando siete arrivati a 54,5, questo farà off, cioè apre il contatto, si ferma questo. E nel canale vedremo come installare tutte queste cose qua, tra cui il fatto anche di gestire l'autostart del generatore, cioè al di sotto di una certa tensione, lui farà on, partirà il generatore, partirà questo, caricherà le batterie. A una certa tensione raggiunta, lui farà off, si spegnerà questo e si spegnerà il generatore. Questo è quello che vedrete nei prossimi video, come tutti i miei video, non so quando, quindi a volte mi chiedete quando esce quel video là che mi interessa, e purtroppo ragazzi ce ne ho veramente tantissimi da fare. Iscrivetevi, attivate la campanella e li vedrete tutti gradualmente, chiaramente se è vostro piacere farlo, qua non c'è nessun obbligo. Bene, detto questo, in sintesi cosa abbiamo? Un prodotto molto buono, un caricabatterie molto di qualità. Questo è loro lo vendono addirittura immergendolo nell'acqua, quindi un IP68, cioè una cosa che, beh, però chiaramente non si fa, perché se c'è un errore produttivo dove c'è uno spiffero d'aria, l'acqua entrerà facendo un disastro. Direi di lasciarlo così, anti-umidità, anti-schizzi, anti quello che volete voi, comodissimo in tutti gli ambienti. E
ci sono diverse tensioni, quindi potete prendere sia il 12 volt che il 48, e chiaramente questo lo presento perché qua da me si viaggia spesso sulla 12, sulla 48, non sulla 24. Detto questo, ho detto tutto, ragazzi. Per riassumere, 58,4 va gestita, ecco perché col dry contact gli diciamo 54,5. Lui quando arriverà lì, pam, si ferma. Anche se l'abbiamo attaccato con lo scambio sul posto, piuttosto che con le tariffe agevolate, gratuite, noi dobbiamo sempre attraverso il dry contact dirgli fermati a 54 e lui si deve spegnere. Altrimenti andiamo a sovraccaricare le celle, questo sapete che è veramente, veramente dannoso per la longevità. E poi facciamo lavorare troppo gli equalizzatori attivi. In questo modo, ragazzi, abbiamo utilizzato questo per scambio sul posto, tariffe gratuite o agevolate, il generatore e quindi con i timer, piuttosto che con questo relè programmabile in funzione dei watt, quindi un wattometro programmabile, abbiamo praticamente la totalità di utilizzo comoda anche per voi cari amici del canale che mi avete spesso chiesto cosa faccio io che ho lo scambio sul posto. Molti di voi mi hanno detto mi sono pentito, adesso ce l'ho, non so cosa fare. Ebbene, potete, se la contrattualistica ve lo consente, costruire il vostro pacco batterie, posizionare il vostro inverter, dedicare tutto questo a una linea, oppure mettere un contattore che cambia tra Enel piuttosto che il vostro impianto autocostruito fai da te, questo off-grid parziale, e andare a utilizzare la corrente che di giorno avete in eccesso. La accumulate e di notte la utilizzate. La accumulate, la utilizzate quando volete voi, se c'è nuvoloso. Tutto serve per il risparmio, serve per risparmiare bollette, ma soprattutto, ragazzi, in questo modo avete anche un'autonomia in caso di blackout. Se ci sono blocchi di corrente che durano anche giorni, eccetera, voi avete possibilità di utilizzare questo sistema. Vi ricordo che lo scambio sul posto, quando non c'è corrente, ovvero quando c'è un blackout, si ferma anche lo scambio sul posto. Giustamente, perché il blackout può essere generato anche dal fatto che ci sono operatori sulla rete che hanno sganciato e non possiamo dargli la corrente. Vi ricordo anche che in Italia al momento gli inverter senza batterie non sono permessi, sono vietati. Quindi non installate inverter ibridi che hanno la presa direttamente dai pannelli e possono comunicare direttamente con la rete, perché nel caso appunto di blackout gli operatori vanno a sganciare, voi andate invece a buttare corrente sulla rete. Anche quelli con gli amperometri, cioè con questi misuratori di corrente, ci sono degli inverter che hanno l'amperometro che nel caso che la corrente passi di là, lui la sente e spegne l'inverter. Sì, ma per sentirla deve essere passata. Quindi questa è una cosa che non c'è in tutti i toroidali, le tipologie di toroidali non hanno il regolatore di carica incorporato, o meglio, qualche Victron ce l'ha, però insomma sono anche onerosi. Invece sul toroidale dovete attaccare le Pever, se avete il fotovoltaico, e lì viaggiate tranquillamente. Invece con questo sistema per scambio sul posto, con corrente gratuita o generatore, non mettete i pannelli, non mettete le Pever, il vostro costo, il vostro acquisto è batterie e inverter. Fate una linea dedicata di casa, questo è il consiglio che vi do io. Oppure fate tutta l'alimentazione di casa quando a un certo orario, tlac, manuale molto semplice, oppure col contattore, tlac, e passate in automatico da rete a off-grid parziale, perché avete sempre la rete. Ragazzi, spero di essere stato chiaro in maniera completa. Se avete domande fatele sul canale, vi rispondo. E direi basta. Grazie di aver visto anche questo video. Ci vediamo al prossimo. Iscrivetevi se è vostro piacere. Buona serata.